tutti, bentrovati sul mio canale. Primo video dopo la pausa estiva e sarà un video creazioni, proprio perché mi sono data parecchio da fare, abbastanza, durante appunto il mese di agosto e questi primi giorni di settembre per appunto allestire nuovamente le vetrine che curo presso appunto alcuni negozi. E niente, mi sono data alla pazza gioia, ho cercato di fare nuovi tutorial che non avevo mai realizzato e anche vecchi tutorial ai quali sono molto molto affezionata. Allora, questo video sarà anche, vedrete anche altri spezzoni di filmati che ho fatto in precedenza, quando appunto in previsione di alcune consegne ho realizzato dei piccoli frammenti di video per mostrarvi le creazioni, perché mi dispiaceva appunto a volte non mostrare tutto quanto, quindi sarà un video, se così lo vogliamo definire, itinerante per certi versi. Allora, comincio subito, perché appunto le cose sono tante, col mostrarvi questo paio di orecchini che sono i Jasmine di Carmen Russo. Ho realizzato molti progetti di Carmen, non è la prima volta che realizzo questo modello, mi piace tantissimo, è molto semplice da realizzare, velocissimo, e l'effetto è garantito al 100%, molto molto belli. Cominciamo con i problemi di luce. Ho cercato di ricreare un prato con dei fiorellini e devo dire che il risultato mi piace molto. Ho utilizzato un Rivoli da 14 di Tinting con questa incastonatura bellissima che vi consiglio, e appunto sono gli orecchini Jasmine. Ho applicato questa goccia trasparente e sono molto molto belli. Poi ho realizzato, sempre di Carmen, gli orecchini Saturno. Ho trovato questo colore di cipollotti molto molto bello e quindi mi ha ispirato. Ho utilizzato appunto questo blu molto cangiante pieno di riflessi, abbinato a questi cipollotti bianchi alabaster, e questo schema mi piace particolarmente perché è bello rigido compatto. L'ho realizzato anche in altri colori e devo dire che piace sempre. E poi il blu quest'anno va tantissimo, me l'hanno richiesto in tantissimi, quindi speriamo che piacciano. E ci ho messo anche queste rocaille un po' sul violetto che fanno un bel riflesso, e questi sono i Saturno di Carmen. Ciao Carmen, sei sempre bravissima. Allora, poi vi mostro un classico per noi creative, sono gli Stella Stellina di Stefania Iucci, e appunto sono questi qui. Li ho realizzati su commissione in queste colorazioni, ricordano molto un fiocco di neve in queste colorazioni, però a differenza dello schema originario non ho realizzato questo modulo al di sopra, ma ho fatto questo elemento a lobo molto semplice, e anche questi sono molto molto carini, belli rigidi. Sto usando un nylon da 0,15, molto comprato dai cinesi, io mi trovo benissimo. E questi sono gli Stella Stellina. Andiamo avanti, vi posso mostrare questo paio di orecchini che è nato così per caso, un po' sulla falsariga dei miei note. Mi piacevano questi cipollotti, mi sono messa a giocare ed è nato questo orecchino con questi due moduli. Dopodiché a una monachella d'acciaio ho incollato questo cipollottino rosso per richiamare appunto il rosso, gli sprazzi di rosso che ho utilizzato in questo orecchino. Non mi dispiacciono, diciamo che è un modellino con il quale casca sempre, sono dei modellini molto più veloci da fare, con materiali più poveri, che comunque permettono anche di avere un campionario, se così lo vogliamo definire, di modelli anche su diverse fasce di prezzo, ecco, quindi per regalini o comunque acquistini più frequenti, magari spendere meno e avere qualcosa di carino. Questa è un po' la mia idea. Continuando sempre, ho realizzato per la prima volta, e devo dire che mi piacciono molto, i Super 8 di Margherita Fusco. Però non ho utilizzato le 8.0 come prevede lo schema, ma ho utilizzato delle perline della Preziosa che mi sono arrivate col chilo appunto, che ho vinto, e sono un po' più grandi, credo siano le 9.0,
E il risultato mi piace tantissimo perché l'orecchino è grande, anche qui ho utilizzato il nylon, quindi è bello rigido e molto molto particolare. Lo realizzerò anche in tanti altri colori perché per lo stesso discorso di questi qui comunque ci sono pochi materiali poveri e il prezzo può essere più accessibile, almeno rispetto a quanto a quello che è il mio modo di ragionare e di applicare i prezzi. Niente, mi cascano. Belli, bellissimi, ho utilizzato questo. Questi colori qui, Slipperit, White Slipperit, molto molto bello, rigido, carinissimo, da ripetere sicuramente anche con altre misure di perline. Andando avanti, vediamo un po', vediamo un po'. Vi posso mostrare questi orecchini che sono di Alessia Principe, però non ricordo bene il nome. Adesso metto pausa e ve lo dico. Allora, eccoci qui, scusate, sono i suoi chandelier, gli orecchini chandelier di Alessia Principe, ai quali ho applicato qualche piccola modifica, ai quali ho applicato poi la goccia, mentre lei applica degli Swarovski, tutti qui che pendono come charms. E niente, ho utilizzato dei colori un po' pazzerelli, ma che insieme stanno molto bene. Il centrale è uno Swarovski blu, Swarovski da 3 mm, perline. Super Duo Picasso, Super Duo Viola e questi Swarovski da 4 che non sono Swarovski, questi Picono che con questi riflessi ci stavano molto bene. Queste goccine li trovo particolari, vediamo se possono interessare anche senza goccia, sono molto belle comunque con un altro elemento al di sopra. Vediamo un po' cosa ne pensano. Naturalmente tutti i tutorial che ho seguito li linkerò nell'info box naturalmente. Procediamo con questi orecchini che sono bellissimi e sono lo schema della mia amichetta Eliana Paradiso. Ciao tesoro! Come sai, io adoro questo schema, è veloce, semplice, ma è pazzesco. Parlo dei suoi Epoca. Ho utilizzato questo bellissimo colore di ovale, non è le Swarovski naturalmente, sono quelli di Tinting con questi 80 che io adoro, sono le stesse che ho usato per i miei Emma, sono una delle colorazioni più belle che esistano. E poi queste Super Duo Capri Gold, se non erro, sì, le perline, eccetera, eccetera. E poi ho applicato questa bella monachella un po' anticata, dorata, anche in questo caso forse un altro elemento sopra. Non sarebbe male, una bella monachella più ricca, un bel perno più ricco, comunque un altro elementino. E anche questi sono bellissimi, li ho provati, sono molto 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 belli, guardate che luce. E Liana con questo tutorial l'ha spaccato. Meravigliosi. Faranno proprio un figurone in vetrina. Ciao Eli! Ancora vi mostro un fantastico schema che ho realizzato anche in precedenza, ve l'ho anche mostrato, ed è di Nunzia Scalpore, un'altra mia grande amica che saluto e che stimo tantissimo, lei lo sa. Io la definisco Ameglio, come diciamo qui a Napoli, ho realizzato i suoi raggi di luce, raggio di luce, e sono spettacolari questi orecchini, ma io li adoro perché sono rigidi, sembrano un sasso. Per quanto è concepita bene la lavorazione. Questo è uno schema a pagamento. Quando l'abbiamo visto l'abbiamo comprato subito noi ragazzi di Napoli, da Nunzia. Ed è uno spettacolo. Ho utilizzato questo Rivoli rosso, delle 80 rosse, poi delle Super Duo Picasso Transparent, molto belle, che anche vi consiglio, alcune sul marroncino. Sempre diciamo trasparenti e il risultato è fantastico. Bellissimi Nunzia, questi anche vanno a ruba, ma è proprio bello realizzarli, tirare, fare questa decorazione intorno. Bellissimi. La messa a fuoco oggi è pessima, vediamo un po' così avvicinandomi. Eccoli qui, sono meravigliosi. Ancora Nunzia, grazie e ciao. Ci vediamo, credo presto a Creativa, spero. Procedo con un orecchino che sento anche un po' mio, lo schema di Anna Maria MeToo, Passione Perline. Ciao tesoro! Tutte mie amichette e sono di parte, adoro questo schema, uno perché è bellissimo e due perché l'ha dedicato a me e sono gli orecchini Antonella.
e non posso che adorarli. Poi in questa colorazione mi fanno impazzire. Sono bellissimi, credo di aver utilizzato anche dei colori molto raffinati, molto fini. E qui su questa monachella poi ho sostituito la classica pallina con lo stesso cipollotto che ho utilizzato nella lavorazione. Io le trovo molto belli, sono molto semplici da fare, anche per questi qui vale il discorso comunque di tenersi su un budget più basso rispetto comunque a orecchini che prevedono l'utilizzo di Swarovski e quant'altro. E qui con un figurone assicurato, sono davvero bellissimi. Grazie ancora Anna Maria per aver dedicato a me questo splendido schema e ti mando un bacio e torna presto con i tuoi video. Procedo con un altro paio di orecchini sempre di Carmen Russo e sono i suoi Ricordo, che eccoli qui, ai quali anche in questo caso ho messo questo cipollotto marrone, molto semplici, molto belli da fare. Ricordo che una sera stavamo chiacchierando in chat e io le dissi: ma tu tempo fa hai pubblicato la foto di un paio di orecchini molto belli, e lei mi disse sì, non ho mai fatto il tutorial, poi l'ha fatto, l'abbiamo appunto chiamato Ricordo perché era una cosa di cui mi ricordavo. Molto belli, ho usato questi rivoli di Tinting Milky che io adoro e che qui cipollotti, anche questo naturalmente link nell'info box dello schema. Poi ho creato un paio di Frida della bravissima Chiara Gandini. Ciao Chiara, saluto tutte. E anche questo è un orecchino che io adoro perché è geniale, particolare, unico nel suo genere e bello, bellissimo, non si può dire altro. Ho utilizzato delle super duo colore matite, diciamo, una perla da 8 bianca, questi cipollotti verdi un po' sull'ocra, un po' sul dorato e due colorazioni di catenelle, un argento, una diciamo canna di fucile e poi la monachella dorata. Mi piace il mix di colori che ho utilizzato perché sta bene su tutto, sull'argento, sull'oro, sui jeans, su un qualcosa di più elegante, la perla richiama qualcosa di elegante. Il modello è fantastico e gli orecchini sono davvero spettacolari. Ciao Chiara e continua così anche tu. Continuo col mostrarvi un ciondolo. Di ciondoli ne ho realizzati pochi perché la maggior parte io vendo orecchini. Ho realizzato un Modigliani in questi colori molto belli. Ho utilizzato dei cipollotti, non dei mezzi cristalli. L'unica cosa è che viene leggermente più bombato, ma a me questa cosa piace. Poi ho applicato questo gancio per appunto ciondoli e due fili, uno di alcantara e una piattina, che trovo ci stiano davvero benissimo. Ho utilizzato dei cipollotti 6x4 matte e alcuni più piccolini, gli stessi che ho utilizzato per i Frida, questa colorazione qui. Molto bello anche questo. Ho comprato un bel collo sul quale lo adagerò. E altro ciondolo, sempre di Carmen Russo, è il suo Chloe, che è davvero bellissimo, anche nei colori che ho realizzato io, devo dire, è molto molto bello. Ed è questo qui. È spettacolare, prevede l'utilizzo delle pellet, è molto bello, molto 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 bello. Questo è un Rivoli Peach di Tinting. Ho usato questi Bicono Matte, queste pellet Picasso rosa marroncino, dei Bicono marroncini 80AB. Questo è il retro bellissimo e ho creato un semplice cappietto con dei Bicono da 3 delle Rocaille e una semplice catenella sul bronzo. Poi vedremo magari di elaborare diversamente il collarino, ma già così è benissimo. Poi continuo col mostrarvi, vado un po' indietro, un bellissimo paio sempre di Carme. Ho fatto i suoi Violetta che sono spettacolari anche questi, li ho realizzati anche in precedenza in verde e ora, visto che appunto è andato tantissimo il blu, li ho realizzati in blu. Questi orecchini parlano da soli, sono ricchissimi, bellissimi, luminosissimi e vi lascio il link nell'info box. Spettacolari, metti questi in una vetrina e brillano e si fanno notare. Molto belli, vero, in questi colori? Ho utilizzato queste super duo argento antico, sono bellissime.
Ultime cosine, ho realizzato gli orecchini di Margherita Fusco, che sono i suoi rosone, li ho realizzati in questa colorazione bellissima, partendo da un Rivoli di Ting Ting molto molto bello. E sono i suoi rosone, c'è il video su YouTube e lo schema sul suo blog. E niente, si parte da questa incastonatura con la stella e poi si lavora con delle bugle. Queste non sono bugle regolari, ma io mi ci trovo benissimo, l'ho utilizzata anche in precedenza. E sono meravigliosi. Qui ho applicato un occhio di tigre, con rosa lilla, molto bello, molto tenue e molto fine. E li trovo bellissimi anche questi. Poi vi voglio mostrare questa mini parure che io trovo deliziosa, molto piccola, che ho realizzato per una signora, che aveva un bracciale con questi colori. E mi ha chiesto di realizzare degli orecchini molto molto piccoli che non pendessero molto e ho realizzato questi. Poi voleva anche un anellino. L'anellino l'ho realizzato semplicemente con una margheritina, non so se lo allargherò di più, adesso vedo un po'. L'ho applicato su una base e io la trovo davvero carinissima, mi piace molto. Anche questo schemetto qui mi piacerebbe da elaborare per rendere l'orecchino più grande. Che ne pensate? I colori sono spettacolari. Questo è davvero perle di turchese. Poi ho utilizzato queste più grandi, queste più piccole sono turchese. Poi anche questo è vero corallo. Infatti, se vedete bene, è un po' irregolare. Ed è davvero carina. Che ne dite? Mi piace molto. Spero che la signora piaccia. Una signora un po' anziana, molto, molto carina. E mi ha richiesto questa mini parure. Un'altra creazione che vi mostro è questa parure. Molto bella, molto elegante, che è tratta da questo modulino che io ho realizzato tanto tempo fa e ho chiamato Mini Zia Lalla perché ha le stesse colorazioni e gli stessi componenti dei miei orecchini Zia Lalla più grandi che potete vedere appunto su Burzi. E niente, questo paio di orecchini l'ho realizzato per una signora con il perno al lobo in questo modo, con la margheritina. E poi sono stata contattata da un'amica, da una ragazza che conoscevo e che non vedevo da un po', per appunto realizzare la parure. E ho fatto quindi questi orecchini bellissimi con perno al lobo. Adesso vi faccio vedere come l'ho realizzato e poi un semplice ciondolino al quale ho agganciato quest'anello di catena più grande in modo che appunto si possano cambiare facilmente i ciondolini, mettere un laccetto più grosso, una catenina in oro, eccetera. Lo trovo molto carino, è molto carino l'alternanza di queste perle a questi bicono da 4. E adesso vi mostro come ho realizzato il retro. Allora, questo è l'orecchino. Scusate la luce, ma si è ingrigito tutto. Vediamo un po' se così faccio un po' più luce. Allora, dicevo, questo è l'orecchino e il retro, come ho mostrato anche in altre occasioni, è così realizzato. Ho incollato il perno al lobo e poi realizzo tutto intorno questa lavorazione con ago e filo per mantenere meglio appunto il perno, però la colla di per sé già va bene e la consegnerò proprio a brevissimo e devo dire che è molto molto carina. I mini Zia Lalla. Altra richiesta prima delle vacanze estive è stato questo bellissimo paio di orecchini che io non avevo mai realizzato e si tratta dei Super 8 di Margherita Fusco, che ho realizzato però non con le 8.0 ma con della Conteria Preziosa e delle 15.0 Miyuki e anche ho utilizzato anche Toho, insomma, ho fatto un po' tutto un mix di Rokail e poi di queste super duo molto molto belle color miele e poi ho agganciato questa goccia che ha tutte queste sfumature perché questi orecchini sono abbinati a un abito molto bello che Silvana, la cliente, mi ha mostrato e ha proprio tutti questi riflessi al suo interno. Prepara questo vinaccia e poi ha tutti questi riflessi. Abbiamo deciso insieme di appunto aggiungere questa goccia che era proprio perfetta. Quindi Super 8 di Margherita Fusco, tutorial nell'info box. Belli belli, non li avevo mai realizzati e penso che ne farò anche degli altri per
perché richiedono poco materiale, la resa è davvero efficace, diciamo, e quindi ne rifaremo degli altri. Sempre su richiesta ho realizzato un bracciale con una spirale flat, così, con perle da 6 mm e cipollotti 3x4, al quale ho agganciato una catena oro vecchio e un cipollottino rosso a ricordare, cioè a richiamare appunto il rosso che ho utilizzato. E questa è conteria preziosa ornella che ho vinto con il chilo di perline. Devo dire che la spirale flat rende sempre molto. Questo modello è stato scelto da una cliente, la Maurizia, che saluto, e ha voluto abbinare al bracciale una doll e ho cercato di replicare la doll negli stessi colori e devo dire che è venuta proprio proprio carina. Così ci ho messo il cappuccio rosso e niente, vabbè, sono sempre molto carine. Se indovini comunque tutti i componenti, esce molto bella, molto più bella di quelle che si vendono in giro. Diciamoci la verità, e come sempre questo è uno schema di, è un, diciamo l'ho tratta dallo schema di Alessia Principe. Anche qui ho messo la catena lunga da infilare semplicemente al collo e vi metto il tutorial anche della spirale flat che ho utilizzato quella di Antonietta Pagani. Troppo, troppo carina. Poi vi mostro questi bracciali elastici che ho realizzato tantissimo quest'estate, ho avuto tantissime richieste, ne realizzai uno così per caso, giocando con cipollotti e con questo modulo, con questa sfera di vestita e sono piaciuti molto. Chi segue la mia pagina Burzi ne avrà visti anche in altri colori, non ho potuto girare il video perché erano consegne abbastanza immediate. E questo bracciale elastico consta appunto in 3 fili di cipollotti, in questo caso sono nella stessa misura, uniti con una catena, un po' di catenella, alla quale poi ho agganciato questa mina, questa sfera di vestita. Dal tutorial di Cristina, vi lascio il link nell'info box. C'è così, c'è questo bellissimo blu cobalto, di questi ne ho realizzati tantissimi, guardate che bella la sfera. E sono piaciuti tantissimo, rendono tantissimo anche ad un prezzo comunque basso perché relativamente i materiali sono poveri. E ripeto, ne ho realizzati tanti e sono piaciuti tanto. Un'altra cosa che ho realizzato, molto semplice e molto carina, sono le lanternine, le pandorine che ho realizzato seguendo il tutorial di Cinzia Grandi. Anche queste molto carine, spero che in camera si vedano, forse in questo colore non si vedono molto. Le ho realizzate anche in azzurro, in celeste, con un mix di cipollotti, variopinte, insomma, sono molto molto carine. Io le chiamo lanternine, ma di base è una pandorina che Cinzia insegna a realizzare con un foro più largo e un foro più stretto. Anche queste molto carine, molto semplici e anche economiche. E poi vi mostro questi orecchini a lobo che ho realizzato per una cliente, pubblicati sulla mia pagina Facebook e poi ho ricevuto anche altre richieste. Ne ho realizzati 3 paia, sono questi qui col corallo, color corallo, molto chiaro, sono perline preziosa questi, vedete a lobo. Io poi le assicuro un goccio di colla e poi un giro di filo per assicurare ancora meglio il perno. Poi ho realizzato queste, le classiche margheritine splendide, con questo colore di Superduo meraviglioso, anche qui stesso discorso per il retro. E poi questi qua che mi piacciono molto, è uno schemetto anche molto carino, vorrei anche magari elaborarlo e farci qualche altra cosa. Guardate come sono belli questi qui. E questi li devo consegnare a una ragazza da prima dell'estate, poi non ci siamo incrociate con le ferie. Mi piacciono tantissimo, lo schema è molto carino. Se vi può interessare posso fare un tutorialino, ma è molto semplice. E poi posso, mi piace l'idea di elaborare intorno per creare un orecchino più grande. E beh, questo è tutto quello che ho realizzato. Come vi ho detto all'inizio del video, sarà un po' spezzettato questo video perché ci sono anche spezzoni di giorni passati in cui vi mostro tutto.
E niente, per ora io vi ringrazio di aver guardato questo primo video post ferie. Vi chiedo di lasciare un pollice in su se vi è piaciuto il video. Troverete i link dei tutorial che ho utilizzato all'interno dell'info box, anche gli schemi, magari se ci sono degli schemi su Etsy ve li metto nell'info box. Seguitemi sulla mia pagina Borzi Creazioni e ancora grazie per aver guardato il video. Al prossimo e un bacio. Ciao! Ciao 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 ciao!